Bentrovati, sono particolarmente felice, emozionata di avere l'occasione di avere accanto a me innanzitutto due amici, due persone che stimo profondamente, un grande sportivo, una grande donna di comunicazione, a cui do subito il benvenuto, Giovanna Romano e Matteo Betti. Bentrovati, grazie per essere qui innanzitutto. Grazie a te per l'invito. Grazie. Perché sono felice? Perché queste due persone hanno dato vita a un bellissimo racconto. Giovanna ha raccontato con grande sensibilità di giornalista, di madre, di appassionata narratrice la bellissima storia, la grande storia del nostro Matteo Betti. Orgoglio per tutti noi di Siena nel mondo dello sport, la storia del campione di scherma paralimpica, un tiro mancino, questo il libro. Ecco qua, siamo che andrà a fare un bel primo piano. Tra l'altro, l'edizione è curata da un nostro altro grande amico che è Luca Betti, quindi veramente una storia senese raccontata a tutto tondo e che da Siena, grazie a Matteo, è andato nel mondo. Una storia che parte a Siena nel 1985, la data di nascita di Matteo, la data di nascita che segna subito una grande sfida. I suoi genitori si trovano questo bambino in incubatrice con una problematica seria e da lì l'attesa di capire appunto questa situazione medica come si sarebbe evoluta. E poi la storia, la grinta, l'unicità di questa grande persona ha fatto sì che questa storia si sia dipanata in maniera veramente incredibile. Un grande campione, un padre, noi abbiamo raccontato sempre tutte le tue avventure nel mondo con orgoglio, ma voglio andare all'opera, Giovanna. Innanzitutto, come è nato questo progetto? Allora, il progetto è nato da un'idea di Luca Betti, che ha seguito un po' gli articoli che io avevo scritto e, quando Matteo si avviava verso il suo percorso verso Tokyo 2020. E leggendo questi articoli ha detto: comunque questa è una storia bella, secondo me va approfondita. Per cui abbiamo iniziato subito a lavorare, appena è nata questa idea, ci siamo incontrati e abbiamo iniziato a lavorare a giugno. E puoi immaginarti la difficoltà di intervistare Matteo in un periodo in cui eravamo ancora in pieno Covid, per cui tutte le volte che io andavo a intervistarlo facevo un tampone per essere sicura di essere negativa, perché lui comunque aveva le qualifiche e non volevo la responsabilità di Certo. contagiarlo e non mandarlo a Tokyo, sarebbe stato per me drammatico. E tutta la sua preparazione. Quindi abbiamo fatto veramente delle sessioni molto intense di interviste e via via che venivano fuori poi i personaggi che erano stati importanti per la sua vita, sono andata ad intervistare anche loro. Per cui ci sono una ventina di interviste a dei personaggi anche molto importanti per la storia di Siena, come Margherita Zalaffi, che è stata anche importante per la sua vita sportiva. Per cui è diventato un racconto corale. Un racconto corale che, come dicevo, racconta una storia intensa, fin dai primi momenti della tua nascita. Io, tra l'altro, saluto ovviamente i tuoi genitori, che sono diventati nonni da 2 anni, il meraviglioso Gregorio. Guardavamo le foto prima di iniziare la trasmissione. E una storia in cui te li hai sorpresi ogni giorno della tua vita. Io credo questo possa essere la cosa più bella per un genitore. Sì, li ho sorpresi dopo, insomma, che loro mi hanno dato degli insegnamenti importanti. Insomma, per quanto mi riguarda, io ho dovuto sempre fare conti con dei genitori che non mi facevano nessuno sconto. E quindi questo mi ha aiutato lì per lì, mi ha aiutato adesso e insomma. È un po' quello che vorrei tutti i genitori facessero con i propri figli, specie con quelli che hanno una disabilità. Allora, una partenza complessa, si vede anche
nella sintesi con cui Giovanna presenti il libro, la nascita, la problematica di questa emorragia cerebrale e poi però da lì questa grande storia che dicevamo che ha portato Matteo a essere l'uomo, il campione, che è la sua quarta Paralimpiade, è stata quella di Tokyo, ma non si ferma qui. E, parlando allora proprio delle ultime imprese sportive, Matteo, sei ormai ovviamente un atleta dalla grande maturità, consapevolezza, anche un punto di riferimento anche per tanti giovanissimi che si allenano e ti vedono ormai come mito, come modello. Come vivi un po' questo aspetto? Ma sempre un po' di sorpresa, perché comunque io non ci faccio l'abitudine. E anche quando era settimana scorsa siamo andati a fare uno degli allenamenti al CUS, a vedere insomma tutti i bambini, tutti i ragazzini del CUS volevano avere una foto, un autografo. Per me è sempre comunque un motivo di un'altra sorpresa continua. Giovanna, hai intervistato più volte ovviamente Matteo nel raccogliere queste informazioni e poi questo caleidoscopio dei suoi affetti e punti di riferimento. Cosa rimane dentro di te di questa esperienza, della conoscenza di questo mondo, del mondo di Matteo? Allora, dal punto di vista sportivo, una grandissima solidarietà, un grande legame, anche una grande confidenza, no? Sia Matteo che i suoi amici mi raccontavano appunto degli scherzi che si fanno quando vanno in ritiro, quando comunque sono a fare le gare, la competitività, perché poi ogni atleta fa le gare individuali, spesso anche contro i propri compagni di squadra, per cui diciamo è un mondo veramente complesso e veramente molto bello. Dal punto di vista umano, il comune denominatore è stata questa, diciamo, quest'unanime giudizio su Matteo di una persona piacevole, onesta, in gamba, una persona con la quale è piacevole stare. Questo lo dicono dai suoi compagni di nazionale, ai suoi insegnanti delle scuole, ai suoi compagni di classe che ho intervistato, che l'hanno seguito, diciamo, nel percorso scolastico, ma anche persone come Luca Pancalli, che lo stima moltissimo come consigliere all'interno del Consiglio nazionale del Comitato Paralimpico, ed è il nostro rappresentante in quell'ambito lì. Per cui ecco, dove chiunque intervistassi mi dava sempre questo feedback, questa sensazione di un piacere di lavorare con Matteo in tutti gli aspetti. Il mondo delle Paralimpiadi, l'attenzione sul mondo delle Paralimpiadi, il suo valore, ovviamente altissimi livelli ormai di professionalità che va a inglobare la vostra carriera sportiva, forse delle ultime due Olimpiadi è stato ben chiaro a tutti, anche un'attenzione mediatica trasversale è cambiata, è cresciuta finalmente, è così Matteo? Sì, è così, c'è da dire che è una rivoluzione culturale che ha le radici ben prima di queste ultime due Paralimpiadi, diciamo che dalle Paralimpiadi del 2008, che sono state anche le prime che ho fatto, è stato piantato un seme che è veramente sbocciato dopo le Paralimpiadi di Rio e che è veramente esploso adesso. Naturalmente noi dobbiamo essere bravi a proseguire su questo tracciato, ma devo dire che ormai la sensazione è che sia un piano inclinato che non si può più fermare, ecco. E non si ferma certo il nostro Matteo. Allora, per noi un piccolissimo break pubblicitario con la regia e poi torniamo insieme a Giovanna Romano e Matteo Betti per questa bel racconto. Anche il titolo mi piace molto, poi mi racconterai la scelta, un tiro mancino. Vi aspetto. Primo piano,
per me è un grande piacere essere insieme a Giovanna Romano, presidente del Gruppo Autonomo Stampa di Siena, ma in questo caso in veste di scrittrice, di giornalista, di narratrice di una grande storia, quella di Matteo Betti, un grande atleta, una grande persona a tutto tondo, che è stato raccontato da lui, ma anche da tutta una serie di affetti che raccontano questi intensi anni di vita sportiva, ma di vita innanzitutto, perché questo è l'altro elemento che si evince da questo libro. Te non hai voluto raccontare, Giovanna, solo lo sportivo, ma proprio un percorso di vita, perché poi alla fine le due cose ovviamente sono due vasi comunicanti, è così? Sì, esatto, perché la dimensione sportiva è sempre stata preponderante nella sua vita, perché ha iniziato a fare scherma a 5 anni, non ha mai smesso. Per cui la dimensione sportiva è importantissima, ma che poi si innesta su un percorso di vita fatto di momenti comuni, di palio, di partite del Siena, di uscite con gli amici, di esperienze che vanno anche al di là della scherma. Per cui era necessario raccontare la complessità di questa vita straordinaria, e nel farlo ho voluto anche diciamo inserire alcuni dettagli che io ho scoperto poi scrivendo questo libro. Per esempio, alcune regole della scherma paralimpica, della scherma in carrozzina, io l'ho capite soltanto con Matteo, e allora abbiamo voluto inserirle proprio perché il lettore fosse a suo agio nella lettura e capisse anche i commenti che poi Matteo faceva per esempio in relazione a certe gare o a certi risultati. Per cui credo che alla fine il lettore, oltre a capire che con la forza di volontà si riescono a raggiungere obiettivi straordinari, può anche capire qualcosa in più sul mondo della scherma. Il mondo della scherma è una sfida innanzitutto, Matteo, con se stessi, credo, sì. In ogni scontro con un avversario, no? È un'arte quella della scherma, oltre che uno sport, perché mischia tanti elementi, però credo proprio questo, in primis questa sfida con se stessi, no? Come questo forse è stato uno degli elementi attrattivi per te, per il tuo carattere, sì, combattivo in questo sport. Diciamo, quando io ho cominciato a scherma avevo 5 anni, quindi sono stato veramente molto fortunato a poter poi fare uno sport così a bello a posteriori. Insomma, io sono di parte, ma ecco, la scherma è sicuramente lo sport che consiglierei veramente a tutti. Naturalmente sì, dopo, quando poi ho preso consapevolezza e coscienza di quello che era, che poi sarei potuto andare a fare delle gare importanti, a vedere adesso l'atleta che sono adesso e l'atleta che ero a 20 anni, cercando comunque di continuare a vincere, ho dovuto sicuramente cambiare e comunque mettere l'esperienza che avevo fatto al servizio, insomma, dell'allenamento e dei risultati futuri. L'uomo Matteo di oggi, un uomo impegnato a tutto tondo, sei sposato, hai un bellissimo bambino di 2 anni, appunto Gregorio, come ti vedi in prospettiva? Quali sono le nuove sfide che ti poni un po' in tutti i campi? Ma noi atleti siamo abituati a ragionare per quadrienni, e quindi adesso in questo quadriennio corto che ci porterà a Parigi, io ho l'unico obiettivo, ecco, di tornare su quella pedana di finale e provare di nuovo a vincerla quella finalina, perché ancora non sono riuscito a vedere il video di quell'assalto lì che ho perso, e quindi sicuramente è quello. Vengo ora da un raduno appena terminato e siamo già pronti, abbiamo fatto un allenamento con i nostri colleghi olimpici, è un unicum per quanto riguarda lo sport in generale, perché le due nazionali olimpiche e paralimpiche si allenassero insieme, e questo è una parte della fortuna che dicevo prima quando ho cominciato la scherma da bambino.
Giovanna, hai conosciuto una storia di vita molto, molto importante, densa di significati. In questo Luca Vetti aveva ragione nel dire raccontiamola. E nel tuo caso, con grande maestria, anche con uno sguardo ovviamente, oltre che da grande professionista, anche di mamma e di persone che ha conosciuto tanti racconti di vita importanti. A chi consigli la lettura di questo libro, del tuo libro? Ma innanzitutto ai giovani, agli studenti e ai ragazzi delle scuole, perché disabilità o non disabilità, questa è comunque una storia di forza e spesso i ragazzi nella loro vita, soprattutto nell'adolescenza, affrontano momenti in cui hanno la sensazione di non riuscire a fare niente, di non arrivare ai risultati, di non essere abbastanza forti per. Quindi assolutamente agli studenti, ai ragazzi, ai giovani. Lo consiglio ai genitori per capire che ogni figlio è straordinario e quindi perché incentivino e capiscano che i valori che ogni figlio ha e che ovviamente ogni figlio è diverso dall'altro, ogni figlio ha delle qualità che vanno valorizzate. E naturalmente agli sportivi perché in questo libro ci sono tanti momenti di delusione, tanti momenti in cui Matteo aveva deciso di smettere di fare scherma nonostante la passione, e però come scrivo a un certo punto la scherma come una fidanzata che non voleva essere lasciata, in qualche modo si è fatta riconquistare da Matteo ed è stata la sua fortuna, quella di nonostante la difficoltà, nonostante la delusione, di riprovarci ancora. Da neo padre, che Gloria ha 2 anni, è piccolino, quali sono però, già prima hai detto una frase molto molto importante degli insegnamenti che ti hanno dato i tuoi, non mi hanno mai fatto sconti. Se tu dovessi sintetizzare alcuni principi per te fondamentali che hai maturato nella tua vita, nel tuo percorso, hai maturato grazie ai tuoi genitori, grazie ai valori dello sport, quali sono quelli fondamentali che vuoi trasmettere a Gregorio? Beh, allora, per prima cosa, sicuramente la prima cosa che mi viene in mente è il cambiamento che ho fatto quando ho incontrato la scheda in carrozzina, perché prima di incontrare la scheda in carrozzina ero un ragazzo disabile tra i non valutati, invece con la mia miparesi sono diventato il non valutato tra i disabili. E quindi questa prospettiva che comunque cambia sempre ha aiutato me sicuramente ad acquisire una sicurezza che magari prima era lì, ma insomma era un po' sopita, ma deve aiutare tutti, da ragazzi disabili e soprattutto non a guardare sempre le cose in prospettiva. Questo sicuramente è una delle cose che insegnerò e spero di aver cominciato al mio figliolo. E poi sicuramente gli stessi sconti, insomma, che non ho ricevuto io, non Grazie di non credo di farglieli. non farli, sì, perché comunque, ragazzi, io dovendo sempre comunque arrangiarmi il più possibile, è una cosa che poi mi sono ritrovato nella vita e nello sport. Quindi sicuramente non chiude i propri figli, mio figliolo, insomma, sicuramente non lo sarà in una bolla aspettando che qualcuno risolva i suoi problemi. Tra l'altro poi ci sono un sacco di aneddoti, leggevo anche delle gag buffissime un po' in tutto il mondo, perché Matteo ovviamente è un cittadino nel mondo, avendo gareggiato in tantissime gare internazionali. Allora, sta per finire il tempo a nostra disposizione, io ringrazio sentitamente Giovanna per aver condiviso questa presentazione e Matteo ovviamente che rappresenta un grande orgoglio per tutti noi, ovviamente un abbraccio virtuale a tutta la tua famiglia e veramente consigliamo a tutti un tiro mancino, Matteo Betti, storia del campione di scherma paraolimpica, edito da Luca Betti. Ultima battuta è il titolo, perché qui il titolo era difficile da trovare in una storia così bella. Penso ci abbiamo messo 3 mesi a scegliere il titolo e alla fine la soluzione l'ha trovata Giada, la moglie di Matteo, che al termine di un'intervista fatta a casa loro, e per questo devo ringraziarli per avermi proprio aperto le porte di casa,
A un certo punto io e Matteo eravamo sul terrazzo con Gregorio e lei torna e dice: potremmo dire per esempio un tiro mancino? Ok, ci è piaciuto subito e l'abbiamo approvato. Copyright by la moglie di Matteo, allora, che salutiamo ovviamente. Matteo, in bocca al lupo allora per il quadriennio, per questa a Parigi, e grazie ancora a Giovanna, un saluto ovviamente all'editore Betti e a tutte le persone che hanno partecipato, che hanno raccontato la loro testimonianza a Giovanna nel descrivere questa bella storia di vita.